se mi nasce una figlia? Già me la immagino. Marta, un fiocco rosa alla culla numero 6, e tu sei lì che la guardi dal vetro, insieme ad amici o parenti e tutti che dicono ma che bella, riferendosi alla culla numero 3. È veramente la numero 6, eh? Ah, carina! Ma Marta crescendo diventa bella, bellissima, così tanto bella da far nascere in tutti il primo dubbio sensato. Chissà chi è il padre. Ma crescendo, la sua espressione diventa definita, familiare, la tipica espressione di Carlo, il nostro vicino di casa. Però vi dico che... No, non sono questi i veri problemi. Perché vedete, una bambina è una piccola donna, una cosa che ti appartiene ma fino a un certo punto, perché sai già che un giorno crescerà, partirà e tornerà accompagnata da Giulio. Papà, questo è Giulio, il mio fidanzatino. E tu lo guardi, Giulio, timido, impacciato. Ti saluta e cerca di fare il simpatico. Ehi, ciao, ma lo sai che sei il pomodoro non dorme perché l'insalata russa? Ma Giulio è un deficiente, è un cretino, vorrà soltanto portarsela a letto, gli uomini sono tutti dei bastardi, ma lo saprò bene io, no? E poi guardatelo, come faccio a darlo a mia figlia? È così brutto, con quei capelli che sono un parapiglia, con quel maglione di ciniglia, con quel naso che è una chiglia. Cazzo, Giulio mi assomiglia.